Senatore Stefano, enoturismo, strade dell'olio, patrimonio culturale che non riusciamo a valorizzare e a promuovere. La Spagna è riuscita con un solo quadro di Miró e con una sintesi a promuoversi come paese per il turismo. Noi, con tutto il patrimonio che abbiamo alle spalle, siamo ancora alla ricerca di un portale. Abbiamo rinunciato per troppo tempo ad un orgoglio identitario che ci ha fatto rinunciare a promuovere, a valorizzare queste nostre grandi identità, tradizioni, elementi di grande storia, di grande caratterizzazione storica, paesaggistica, culturale, archeologica, urbanistica, insomma. Ora dobbiamo cambiare il quadro. Per tanto tempo ci siamo vergognati di poter dire che eravamo un territorio agricolo, oggi ci siamo accorti di come l'agricoltura può essere strumento di qualificazione anche da un punto di vista turistico. Dobbiamo crescere, dobbiamo provare a crescere recuperando il tempo perduto, anche abbracciando i nuovi strumenti che la tecnologia ci propone. Quello della digitalizzazione può essere per noi un modello da abbracciare, perché ci consente di raggiungere mete lontanissime in uno spazio di tempo molto più limitato. Quanto tutto questo passa attraverso una nuova narrazione, un nuovo modo di raccontarsi. L'esempio oggi di Janare riprende una cosa che sembrava le streghe, eppure attraverso il racconto delle streghe si può riproporre un territorio come il Sannio. La narrazione è sempre strumento per poter raccontare, per poter trasferire queste nostre grandi identità, questi nostri grandi patrimoni agli altri, a trasferirli alle nuove generazioni perché possano continuare a raccontarli e poi a farne leva economica, conquistando i mercati. Abbiamo questa nuova fase nella quale finalmente ci siamo convinti, non dobbiamo perdere l'occasione. Buon lavoro.